Salve, sono Nazareno Zacconi. In questo video parlerò del VR30. Il VR30 è un amplificatore della Vox che sfrutta la tecnologia Valve Reactor. Il Valve Reactor è un sistema esclusivo che mette, diciamo, lo stadio valvolare tra la preamplificazione e il finale di potenza, entrambi a stadio solido. Solitamente negli amplificatori ibridi la preamplificazione viene fatta con uno stadio valvolare e il finale MOSFET. Con questo sistema invece, mettendo la valvola tra il preamplificatore e lo stadio finale, possiamo avere un sistema molto più dinamico e ottimizzare un po' quello che sarebbe il comportamento di un vero amplificatore a valvole. Ora, questo amplificatore ha come canali due canali, uno normal, uno overdrive, suddiviso ulteriormente in overdrive 1 e overdrive 2, quindi tre canali, normal, overdrive 1 e overdrive 2. Le equalizzazioni sono separate per i due canali, normal e i canali overdrive, e la sezione master ha come controlli il volume master, cioè il volume generale dell'amplificatore, il reverbero e il taglio delle frequenze cut, che è un controllo classico degli amplificatori Vox, dall'AC30 all'AC15 eccetera. Nel pannello posteriore invece troviamo l'ingresso per il controllo del foot switch e una uscita aggiuntiva per un ulteriore speaker. Per quanto riguarda i coni, sono stati realizzati dal Celestion, sono dei coni custom proprio per la Vox, e ovviamente sono due coni da 12 pollici. La struttura è quella simile alla C30, diciamo lo chassis ha lo stesso ingombro e stesse, diciamo, caratteristiche estetiche di una C30, e la timbrica risulta invece essere leggermente più moderna per sposare un po' le nuove tendenze, soprattutto un sound molto più attuale e moderno.